Oggi vi parlerò della prima sviluppatrice di videogame al mondo. In occasione dell'International Women's Day, oggi voglio parlarvi di una delle donne che ha cambiato l'industria dei videogiochi. Nello specifico sto parlando di Joyce Weissbacher. Ma facciamo un passo indietro. Ai suoi albori il mondo del gaming era privo di regole. Innanzitutto non esistevano console o PC diffusi in tutto il mondo e soprattutto non esisteva un modus operandi al quale gli sviluppatori potevano attenersi o ispirarsi. E ciò cosa comportava? Che ogni sviluppatore si creava la propria piattaforma e realizzava così giochi ad essa dedicati, che però non risultavano adatti alle piattaforme concorrenti. Ed entra qui in ballo Joe Weissbacher, ingegnere elettronico e amante dei videogiochi, il quale aveva una figlia, Joyce Weissbacher, la quale iniziò ben presto a testare tutti i titoli ideati dal padre. Dal 1976 in poi Joyce inizierà a creare dei titoli per la console RCA Studio 2. Ed è proprio grazie a ciò che...